BBC e Al Jazeera hanno raccolto la loro testimonianza che farei vedere. I'm 24 years old. I'm from Raqqa, from Syria. I'm one of the co-founder of organization called Raqqa's Being Sought Asylum. We have 18 reporters inside the city, inside Raqqa City, and our team outside, we are 10. So our team inside, they just send to us breaking news, videos, photos, and they delete automatically from their devices. Then our team outside publish it online and social media, do the interview, write articles. We have a magazine inside the city. The cover of our magazine is the same cover of ISIS magazine. So when the civilian, even ISIS fighter, will see the magazine, they will think it's ISIS magazine. And then when they will open it, they will see our articles to explain the situation, the reality of them. They tried a lot to find our reporters on the ground. They couldn't catch them or find them, so they sent a guy to Turkey. There they beheaded two of our friends. One of them was working with us, even not by fire shot, they beheaded them, even in Turkey. We thought we are safe in Turkey, but unfortunately it wasn't. European or Americans, if they want to stop the refugee crisis, they should stop the war in Syria. If they will not do that, they should open their borders because we are a human. Allora, Mannocchi, chiedo subito una cosa. A parte che questi ragazzi hanno preso il premio Ischia che gli verrà consegnato quest'estate, quindi anche il giornalismo italiano si sta accorgendo di questa realtà. Ma chiedo una cosa. Allora, questa è una generazione di giovani che domina innanzitutto la tecnologia dei social network. E questo forse sta cambiando qualcosa già rispetto al come tu vai in giro a raccontare, no? Assolutamente, c'è una cosa che vorrei sottolineare rispetto a noi che facciamo gli inviati in zone di conflitto, che senza il lavoro enorme che i fixer, i traduttori, gli interpreti fanno con noi, insieme a noi, spiegandoci cose che gioco forza noi non possiamo sapere. Certo. Il nostro lavoro non sarebbe così efficace. Quindi quando lo è su di loro, assolutamente potete. Sì, non solo, ma ci appoggiamo su persone che rischiano la vita e il lavoro 365 giorni l'anno. Io quest'estate sono riuscita ad andare a Bengasi sulla front line tra civili e cecchini dell'ISIS e di Ansar al-Sharia, senza la mediazione di un ragazzo che si chiama Hakim, che ogni giorno rischia la vita a Bengasi, certo. Il mio lavoro non sarebbe stato possibile. Questo è un lavoro, è qualcosa di cui quando torniamo e editiamo i nostri pezzi, nessuno, noi stessi, non facciamo mai menzione, certo, di queste persone, sono molto preziose. Invece bisogna farlo. Giannini, per i giornalisti della mia, ma anche della tua generazione,